Le quattro tipologie della prima prova dell'esame di Stato. Cioè noi in quinta avremo un compito di italiano che si presenta in questo modo, no? Ci saranno in un certo senso sette tracce, chiamiamole così. In realtà si tratta di quattro tipologie. Quindi la prima tipologia è l'analisi del testo, cioè potremo fare una analisi di un testo. Quindi se scegliamo la tipologia A avremo un testo letterario, può essere una poesia oppure anche un brano di un testo narrativo, di prosa, di un romanzo, quindi un raccontino breve o una parte, un pezzo di un racconto, o un brano di un testo teatrale. Per esempio un anno c'è stato proprio un brano tratto da un testo teatrale di Pirandello. Più raramente di un saggio. Da quando è stato introdotto questo esame di Stato, non c'è mai stato un saggio, diciamo. Solamente una volta c'era stato un testo di Claudio Magris, ecco. Però anche questo aveva delle connotazioni letterarie più che altro. Bene, in questa tipologia avremo delle domande di comprensione del testo, cioè che servono per verificare se una persona ha capito il testo, ad esempio parole un po' strane o difficili. Ci sono delle note anche tante volte, però uno è riuscito a capire il significato di una parola all'interno di un contesto. Per esempio, sa parafrasare un brano di poesia, sa ridire anche con parole sue un testo in prosa, magari un po' complesso, come può essere appunto, abbiamo visto, un periodo boccacciano. Poi, l'analisi del testo, le domande di analisi del testo sono le più numerose, le più importanti, costituiscono il cuore di questa tipologia. Pertanto, generalmente, se ci sono, non so, due domande di comprensione, due di interpretazione, ce ne sono almeno 5 o 6 di analisi del testo, perché sono la cosa più importante che andiamo a verificare. Se facciamo la tipologia A, l'analisi del testo è proprio l'analisi del testo, che può essere a svariati livelli. Quindi approfondire il significato del testo, capirlo, comprenderlo sicuramente, ma anche approfondirlo, quindi analizzare tutti gli aspetti formali, stilistici, sicuramente, e le parole chiave, di un testo, eccetera. E poi l'interpretazione complessiva, quindi dare un giudizio complessivo sul testo e soprattutto contestualizzarlo e approfondire. Quindi con le ultime domande di interpretazione complessiva, di approfondimenti, di contestualizzazione, si potrebbe chiedere, ad esempio, in quale contesto storico, no? Viene scritto questo testo, quali sono le altre opere che ha scritto quest'autore, se lo conosciamo, no? E che rapporto può esserci con opere di altri autori? Bisogna quindi leggere il testo con attenzione e rispondere alle domande. È anche abbastanza meccanico, con l'analisi del testo, cioè la domandina 1 e rispondi alla domandina 1, domandina 2, eccetera, eccetera. In cosa consiste la difficoltà? La difficoltà dipende dal testo che è davanti. Potresti avere un testo difficile, un testo di un autore che non hai mai studiato. Allora, come è successo certe volte anche durante la maturità, cioè la gente si è trovata di fronte a dei testi, di autori che non aveva mai studiato. Oppure ci sono dei testi di autori studiati, ma non noti, non conosciuti, anzi. Decisamente gli esperti del Ministero che predispongono questo compito di italiano scelgono sempre o quasi sempre dei testi non conosciuti di un autore. E questo sicuramente rappresenta la difficoltà di questa tipologia, che ha però dei pregi, perché è molto semplice da seguire, no? Basta appunto seguire le domande e può essere anche piuttosto, come dire, difficile andare male in una tipologia di questo genere. Se uno conosce minimamente l'autore, il poeta, eccetera, qualcosa da dire avrà sicuramente, no? Non c'è il rischio della pagina bianca, insomma, di non saper come iniziare, ad esempio, no? Se tu scegli l'analisi del testo, vai subito, cioè, cominci subito a lavorare, no? Rispondi alla domanda 1, poi alla domanda 2, eccetera, eccetera. Poi abbiamo la tipologia B. La tipologia B consiste nella redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale. Siccome ci sono quattro ambiti, quando voi farete l'esame di Stato,
avrete in un certo senso quattro tracce della tipologia B, dato il malloppone, insomma, del compito di italiano. Sicuramente la tipologia B occupa la maggior parte del testo, insomma. Infatti, la tipologia B vuol dire fare un saggio breve o un articolo di giornale su un argomento o di ambito artistico-letterario, non so, la piazza, l'arte, la musica, il bello, eccetera, o di ambito socio-economico, la famiglia, i giovani, o di ambito storico-politico, il nazismo, il totalitarismo, la democrazia, o di ambito tecnico-scientifico, quindi internet, la legalità digitale, la sicurezza informatica, piuttosto che i dubbi dello scienziato. Per ciascun ambito viene fornito un argomento, un titolo, diciamo così, che però non è il titolo del vostro saggio breve o articolo di giornale, perché il titolo del vostro saggio breve o articolo di giornale lo dovete decidere voi. Poi una serie di documenti, brevi porzioni di testi scritti, immagini anche. Ad esempio, voi che studiate storia dell'arte, riproduzioni di dipinti, no? Corredate da didascalie o informazioni bibliografiche. Cioè, questo testo da dove l'abbiamo preso? In quale giornale è stato scritto questo articolo? Eccetera. Esempio, il supremo passo della ragione sta nel riconoscere che c'è un'infinità di cose che la sorpassano. È ben debole se non giunge a riconoscerlo. Se le cose naturali la trascendono, che dire di quelle soprannaturali? Bene, questo brano è tratto dai pensieri di Blaise Pascal, è il pensiero numero 139, traduzione italiana di Serini, Torino, 1962, eccetera. Queste sono le indicazioni bibliografiche del documento presente. Quali sono le consegne? Sviluppa l'argomento scelto o in forma di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando i documenti e i dati che lo corredano. Quando fai il compito scrivi saggio breve, oppure scrivi articolo di giornale. Se scegli la forma del saggio breve, interpreta e confronta i documenti, i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione. Ricordate il tema argomentativo, testo argomentativo che abbiamo studiato l'anno scorso? Beh, dobbiamo argomentare, prendendo spunto dai documenti, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Quindi non solo i documenti, ma anche quello che tu già sai o hai studiato. Dà al saggio un titolo coerente con la tua trattazione, ipotizzane una destinazione editoriale, ad esempio. Rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, eccetera. Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi, cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. Essendo un saggio, lo possiamo dividere in paragrafi, cosa che non possiamo fare con il tema. Il tema non va diviso, il tema va scritto dall'inizio alla fine senza divisione in paragrafi o sottoparagrafi o cose del genere. Invece, se facciamo un saggio breve, sì, possiamo dividerlo e come. Se scegli la forma dell'articolo di giornale, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo pezzo. Dà all'articolo un titolo appropriato e indica il tipo di giornale su quale ipotizzi la pubblicazione, esempio, quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico. Per attualizzare l'argomento puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali, mostre, anniversari, convegni, eventi di rilievo. Si è tenuta una mostra, si è tenuto un convegno su questo argomento. Il tale esperto ha dato questo parere, il tal altro parere diverso, eccetera, eccetera. Se facciamo un articolo di giornale possiamo essere, anzi dobbiamo essere, più oggettivi possibili e anche più semplici in un certo senso. Possiamo anche semplicemente fare un collage di, però dobbiamo farlo bene, no? Di documenti, di pezzi, eccetera. Per entrambe le forme di scrittura non superare le 4-5 colonne di metà di foglio protocollo. Ecco, c'è un limite. Mentre quando si fa un tema non c'è un limite, quindi si può fare un tema con, che so, 8 colonne, 7, 8, 9 colonne, eccetera. Invece il saggio breve o articolo di giornale hanno un limite. Giriamo pagina. Il saggio breve, quindi, rientra nella categoria più ampia dei testi di tipo argomentativo.
di cui abbiamo discusso l'anno scorso parlando del tema argomentativo. Come si sa, si può scrivere per descrivere, per esporre, per commuovere, emozionare, raccontare o comunicare il proprio mondo interiore. Nel caso del saggio breve si scrive per sostenere delle idee, con motivazioni e ragionamenti su un certo argomento. Quanto si dice in questo tipo di testo va infatti comprovato, non solo affermato, ma dimostrato, utilizzando delle considerazioni convincenti, prendendo in serio esame le ipotesi opposte. Solitamente il saggio breve non deve superare 30-40 righe dattiloscritte che corrispondono, dicevamo, a quelle 4-5 colonne di foglio protocollo, di metà foglio protocollo. Deve avere un titolo che sia in un certo senso sintetico rispetto a quanto si andrà sostenendo nel testo. Poi deve considerare una serie di documenti di varia natura, tabelle, statistiche, testi. Abbiamo dei dati a disposizione, abbiamo delle statistiche a disposizione. Queste possono servire per supportare la nostra tesi. Testi, poesie, immagini, tutti afferenti, cioè tutti riguardanti un certo argomento, ma in generale con posizione e punti di vista diversi. Quindi siamo a favore di una cosa o contro una cosa. Può essere un tema etico, non so, come l'eutanasia, l'aborto, eccetera, oppure può essere un tema politico, un tema sociale. Può essere suddiviso in punti o paragrafi, staccati da una riga con un titoletto che ne evidenzia il concetto astratto, mentre invece quando facciamo il tema non possiamo neanche staccare una riga dall'altra. Le fasi di stesura sono: leggere attentamente i documenti di partenza. Questo è un limite. Cioè, per fare un saggio breve non posso partire subito. Dovrei anzitutto almeno leggere i documenti che sono presenti. Certe volte ce ne sono anche parecchi di documenti. Comprendere questi documenti, magari sintetizzare i concetti fondamentali, procedere con la stesura di una mappa concettuale. Beh, questo dipende un po' da ciascuno di noi, ecco, c'è chi fa una mappa, no? Quindi magari è un tema, una tesi, quindi al centro e poi dopo espande, oppure chi usa la scaletta, oppure chi semplicemente incomincia a scrivere e mentre scrive piano piano cerca di organizzare il suo discorso, che deve essere organizzato comunque, o che io lo organizzi a priori o che io lo organizzi a posteriori, il mio discorso deve avere un ordine. Non consultare più i documenti per evitare di cedere alla tentazione di riportarli integralmente o quasi. Si possono e si devono fare delle citazioni, ma contenute, esplicitate. Come esplicitato deve essere il riferimento a autori quando da essi si prendono idee, ipotesi e considerazioni. Usa le virgolette quando citi un testo. Non è un limite, anzi, è un segno di serietà, di rigore logico, quello di mettere le virgolette quando si cita un testo. Preparati a farlo subito, Non aspettare al compito di italiano della maturità, quando poi arriva giustamente un commissario esterno e si risente un po' risentito quando tu non metti le virgolette. Questo qua è presuntuoso, pensa di aver pensato lui per primo questa cosa. Elaborare una sintesi organica di tutti questi elementi sparsi, discutendo e argomentando i diversi punti di vista evidenziati nei documenti. Abbiamo già visto l'anno scorso, soprattutto nella conclusione, bisogna arrivare a una sintesi, dimostrare insomma che la tesi nostra è quella giusta, confutare le tesi opposte. Dove sta la creatività? Nell'acutezza della sintesi e nel suggerimento, nel migliore dei casi, di un proprio punto di vista che sappia valorizzare e o criticare con fondate argomentazioni quanto è stato letto nei documenti. Risulta quindi che il saggio breve è un po' più soggettivo dell'articolo di giornale. Cioè, può esserci effettivamente un punto di vista. Noi abbracciamo una tesi, giusto? Quindi sicuramente c'è la nostra opinione personale. Però attenzione, deve avere fondate argomentazioni, devo dimostrare questa cosa, non è che posso darla per scontata. Anzi, se io do una tesi per scontata, e per esempio non mi rendo neanche conto che altri potrebbero pensare in un modo diverso, beh, questo è un segno di immaturità, altro che maturità. Gli aspetti formali, attento che il testo sia coerente e coeso, unito al suo interno, facendo per questo buon uso dei connettivi. Lo dico e lo scrivo tante volte nelle correzioni dei compiti. Usa i connettivi. Sai cosa sono i connettivi?
quando dici malgrado tutto ciò nonostante, oppure d'altra parte, del resto, in prima battuta, in seconda battuta, invece. Quindi, infatti, cioè, a differenza di quanto detto in precedenza, oppure riprendendo quanto detto all'inizio, questi sono i connettivi. Oh, dobbiamo usarli questi. Se noi non usiamo i connettivi, è come quando uno ha, insomma, ha delle ossa, senza il tessuto connettivo, scricchiola. Il nostro testo scricchiola. Dobbiamo legare bene le idee fra di loro. Oh, non una separata dall'altra, così, come vengono. I connettivi hanno la funzione di collegare le diverse parti del nostro discorso. Non ripetere più volte gli stessi concetti, non essere ridondanti. Lo scrivo, certe volte lo scrivo e copio, ripetizione, ripetizione, oppure ripetizione di concetto. Oh, me l'hai già detto, quindi non è necessario ripeterlo più volte, anzi diventa praticamente un errore. Scegli una forma impersonale, evitando le espressioni soggettive. Abbiamo detto che nel caso del saggio breve effettivamente abbracciamo una tesi, sì, però cerca di essere il più impersonale possibile. Te lo dico, ci sono, a dire la verità, anche dei commissari esterni che proprio incominciano a storcere un po' il naso se vedono, insomma, troppe volte, a mio parere, una mia opinione, la penso così, la penso così, la penso colà. Insomma, dai, dobbiamo dimostrare che la nostra tesi può essere accolta da tutti, non che deve essere una cosa soggettiva. L'articolo di giornale. Per l'articolo di giornale valgono molte delle osservazioni fatte in precedenza per il saggio breve. Però attenzione, ricordati di calibrare lo stile in base alla destinazione editoriale da te indicata. Non è lo stesso, infatti, se l'articolo è destinato a un giornalino scolastico oppure a un quotidiano di tiratura nazionale. Poi, utilizza, quando fai un articolo di giornale, utilizza sempre le 5 W inglesi, W inglesi, who, what, where. When, why, how, che in italiano diventa la regola del chi, dove, quando, perché, come. Rispondi mentalmente a queste domande. Quando si fa l'articolo di giornale è una buona regola di chiarire tutte le circostanze. Poi cerca di essere il più oggettivo possibile. Ancora di più per questa destinazione vale la regola dell'impersonalità, già richiamata per il saggio breve. Al massimo si possono riportare giudizi sotto forma di interviste virgolettate, ma mai come opinioni di chi scrive. Passiamo alle altre, le ultime due tipologie in un compito del triennio sono il tema di argomento storico, un titolo piuttosto lungo, lungo, meno lungo, al massimo una decina di righe, che serve da traccia per lo svolgimento. Certe volte però daremo anche dei temi storici con un titolo molto breve, eh? Una riga o due o tre al massimo. La consegna comunque di un tema di argomento storico è produrre un tema sviluppando adeguatamente il titolo proposto. Non si assegnano limiti di spazio e non si deve firmare il tema, mentre al massimo potrebbe essere ammesso firmare il saggio breve o l'articolo di giornale, il tema non si firma. Non mettete mai la firma e così siete a posto. Se non firmate mai, siete sicuri di non sbagliare. Se invece mi firmate un tema, automaticamente è già un errore quello. Ecco, ovviamente uno affronterà questo tema di argomento storico quando sarà ferrato sull'argomento, no? Quando conoscerà l'argomento storico. Perché se uno non conosce l'argomento storico, conviene che non lo faccia, il tema storico. Bisogna usare la terminologia storica giusta, corretta al linguaggio e deve essere appropriato, eh? Poi c'è il tema di ordine generale o tema di carattere generale, volgarmente detto tema di attualità, che ha un titolo più o meno lungo e che è, insomma, più o meno le stesse caratteristiche del tema di argomento storico. Una cosa importante per quanto riguarda questo tema di ordine generale è quello di evitare le banalità o le genericità, anche perché a certe volte i commissari sono stufi di leggere 20 o 30 o 40 temi, tutti uguali l'uno all'altro, quindi, anzi, proprio perché fate il tema di attualità, è proprio quello il caso in cui emergono le vostre esperienze, emergono le vostre letture particolari, le vostre conoscenze particolari sull'argomento, no? Perché se dite tutti quanti la stessa cosa, diventa meno interessante.
Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.